Buongiorno, buongiorno a tutto il mondo, benvenuti in questo nuovo vlog, è il vlog del sabato con questa luce che non mi sconta proprio niente, non mi fa nessuna grazia, oggi è sabato 2 marzo ed è una giornata di M, cioè oggi penso che sia tipo una settimana che piove ininterrottamente qui in Lombardia, non ci lamentiamo troppo perché avevamo l'inquinamento alle stelle che non si riusciva a respirare, mi stavo proprio preoccupando, però cioè anche così, anche basta, io sono pronta al caldo, sono pronta al sole, sono pronta alla primavera e sono pronta anche sinceramente a prendermi anche più cura di me stessa, perché l'ultimo periodo mi ha fatto proprio capire che forse è ora che mi prendo un po' seriamente cura di me stessa, raga. Io voglio sentirmi un po' più carina perché mi sento in decadimento e cominciamo stamattina proprio con la skincare e facciamo tutto con i MIM che mi ha mandato praticamente. Adesso ho tutta la gamma di prodotti da provare, quindi mi voglio proprio coccolare stamattina. Ho fatto anche la doccia in anticipo così mi posso prendere proprio quei 5-10 minuti per coccolarmi. Partiamo con gli occhi che sono veramente molto molto provati. Metto il siero per primo, come primo step, questo l'avevamo già visto prima di Natale. Metto il siero molto molto leggero e rinfrescante. Faccio un pochino di massaggino, ma leggero perché delicatezza. Delicatezza con il mio contorno occhi. Ok, faccio vedere intanto che che mi si asciuga un pochino, che gli diamo quei 30 secondi di tempo. Vi faccio vedere, questo qui è il siero anti-age. E poi andiamo con la crema. Cioè, la crema occhi per il contorno occhi è fantastica perché, cioè, guardate, questo tappino a me mi fa impazzire, ok? È proprio questo dettaglio che a me mi fa proprio impazzire. Anche questa crema è una crema veramente molto buona e il principio attivo dentro è acido ialuronico, quindi idratazione. Ne metto un po', faccio così, faccio un paio di pump su questo dito, ok? Lo vado a mettere e poi però lo vado a stendere con questo. Bisognerebbe farlo con il ring finger, che è questo qui, però io mi trovo comoda col dito medio. Ok, quindi la vado a stendere con il dito medio, sempre con delicatezza, e facciamo anche un po' di linfodrenaggio qui. Ho già cambiato faccia. Bene, parlando di viso, abbiamo la star del video di oggi perché sto provando da circa una decina di giorni la crema che mi hanno inviato per il viso. È sempre una crema anti-age, come al solito il packaging è minimale. Allora vado a prendere con le mie palette incorporate, sono pulite, vado a prendere un pochino di crema, ok, oggi ne abbiamo bisogno, me la vado a spalmare sulle mani e inizio con il mio massaggio, cercando di andare come al solito sempre verso l'alto. Devo dire che con questi prodotti io mi sto veramente trovando molto bene, soprattutto per una cosa, cioè per un paio di cose, però soprattutto la cosa che mi faceva un po' più paura dei prodotti anti-age è il fatto che molto spesso sono pesanti. Quindi io con la mia pelle un po' sfittica, ok, che ha bisogno di idratazione, ma è abbastanza mista come pelle, avevo paura di sentirmi troppo appesantita, di venire fuori unta, eccetera. Mentre questi prodotti devo dire che, pur essendo con una consistenza medio ricca, si assorbono subito e non mi lasciano per niente la pelle unta. E quindi mi sto veramente trovando troppo bene. E poi la seconda cosa è, come abbiamo visto per la crema del décolleté, cioè questa crema viso appena si asciuga vi lascia la pelle vellutata come fosse davvero un petalo di rosa.
E quindi mi piace proprio l'effetto. Poi vabbè, anti-age, io sinceramente non è che abbia un granché rughe, ho il viso un po' stressato, cioè sono tutta un po' stressata, ho il viso un po' stressato, soprattutto il contorno occhi, e quindi vediamo con una routine di prodotti specifici e consistente, vediamo di migliorare un po' la cosa. Vado a finire il mio ultimo step. Vedete, ci stiamo mettendo veramente 5 minuti, e se non parlassi come il mio solito, ce ne metterei anche di meno. Allora, andiamo a prendere la nostra crema per il décolleté, che è fantastica, collo e décolleté, e anche questa ne prendo un po', una porzione abbastanza generosa, e me la vado prima di tutto a spalmare nei palmi delle mani. E poi oggi sono un po' più coperta del solito perché sono già mezza vestita, e poi andiamo ovviamente a fare il nostro massaggio, sempre un po' in maniera circolare e verso l'alto, verso il collo. Ok. Così siamo belle idratate, ci sentiamo proprio bene. Almeno io, sinceramente, da quando ho cominciato a prendermi un po' più cura di me stessa e a fare una routine consistente, mi sento meglio. Mi sento meglio, mi sento che sto facendo proprio qualcosa per me. Ok? E quindi, perfetto. Siamo pronti, quello che rimane io me lo spalmo bellamente sulle mani. Siamo pronti, idratati e carichi per affrontare questa giornata uggiosa. Io ringrazio ancora una volta i MIM per avermi mandato i prodotti da provare. Sono approvati da Sissi, cioè per le mie esigenze vanno benissimo. E vi ricordo che qua sotto nell'info box vi lascio il link per il loro store online, dove potete acquistare se volete provarli, e che è uno store di Amazon, quindi i prodotti vi arrivano velocissimi. E c'è anche un codicino sconto, mi hanno lasciato un codicino sconto per voi, che è un codice del 20%, quindi insomma è un bel signor codice se volete provare. E quindi trovate tutto qua sotto nell'info box, e andiamo avanti con la nostra giornata e andiamo avanti con un colpevole, perché qua c'è adesso devo chiarire una cosa, perché c'è un elefante nella stanza proprio, perché guardate qua, adesso sposto un attimo l'inquadratura e capirete subito. C'è una valigia nella mia vasca, ok? Questa è la mia valigia personale. E perché questa valigia è nella mia vasca? Lo chiediamo al diretto interessato. Eccolo qui il diretto interessato con il pannolino. È vero? Stai usando la crema di Mim? La vuoi anche tu? Il diretto interessato, che è qui con il pannolino perché è in castigo, raga, è fuori controllo, io ve lo dico. Questo bambino è fuori controllo, ha fatto la pipì sulla mia valigia, ok? Oltre che tutto il resto della casa, perché ultimamente sta facendo anche la pipì sull'angolino del divano. Praticamente la mia casa è diventata il gabinetto di Raul, e non va bene questa cosa, quindi è in castigo con il pannolino fino a data da destinarsi, ok? E quindi preparatevi, perché la vedrete per un po' di tempo questa valigia nella vasca, perché sto pensando al da farsi, cioè ci ho pensato al da farsi. In realtà la vorrei provare a lavare, nel senso che è di tela, la valigia è di tela, però dentro c'è plastica. Quindi mi sono consultata con con l'esperta, che è mia nonna, e mi ha detto di lavarla con acqua saponata, con dentro un po' di candeggina o di Napisan per disinfettare. Però mi ha detto non lavare solo la parte dove ha fatto la pipì, perché sennò rimane l'alone, ok? Rimane, si vede che hai lavato solo quella parte lì, si macchia la tela. Se la devi lavare, la devi lavare tutta. Il problema è che adesso fa ancora troppo freddo. Sta piovendo da una settimana, e quindi è lì parcheggiata nella mia vasca, perché così lui non ha accesso. Sui balconi non la possiamo mettere perché su un balcone ci piove sopra, sull'altro non abbiamo posto, e quindi è parcheggiata nella mia vasca. È vero? Che così il piscione non ha accesso, e quindi sto aspettando che il tempo migliori per cercare di lavarla, e poi
Una volta che sarà lavata, dovrà stare ancora un po' nella vasca a sgocciolare, presumo, e una volta che non sgocciola più, la metterò fuori sul balcone, sperando che non piovi, che non piova, a cercare di farla asciugare, non lo so. Se no l'alternativa è buttarla via e comprarne un'altra completamente di plastica. Però il problema, cioè, nel senso, mi dispiace buttarla via perché non è rotta, funziona ancora. E poi, cioè, il problema va risolto alla radice. Questo bambino non deve più fare la pipì in giro in casa. Come se non ti portassimo fuori e non avessi il pannolino in casa, ok? Perché lui ha la traversina attaccata alla finestra dove andava a fare la pipì sulla tenda, ok? Cioè siamo qua come degli scappati di casa, praticamente. Quindi lui fa la pipì sul pannolino, però poi la fa anche in giro dappertutto. Quindi adesso, che ha così preso male, ma mi dispiace vederlo così, però va educato. È vero? Questo bambino si tiene il pannolino finché non capisce che non deve fare la pipì in casa. Se avete dei suggerimenti per come fare a pulire la valigia, cioè se siete d'accordo con il mio piano e quello di mia nonna, bene. Però se avete altri suggerimenti per come fare a pulire la valigia, fatemeli sapere nei commenti. Grazie. Situazione attuale, questa pioggia ha rotto, cioè intanto il bambino viaggia comodo nella borsa perché piove troppo e dopo gli faccio fare un po' di bisogni, insomma, sotto gli alberi nel giardino di mia nonna. Ok. Oddio, l'uovo di Trudy, lo voglio, quest'anno prendo questo, forse ne prendo due di Trudy, sono determinata a trovare il pulcino quest'anno. Questi sono top, peccato che non sono in offerta, ne prenderò uno e prenderò questo. Alla fine questa tisana non mi è piaciuta, secondo me c'era dentro comunque la cannella, anche se gli avevo detto che a me la cannella non mi piace. Mi ha detto ti do questa. Comunque non si riesce a fare la spesa con in mano da bere, eh. Cioè un casino, adesso non so neanche dove buttarlo. Oggi abbiamo uno dei miei pranzi preferiti, abbiamo l'hamburger, ovvero cheeseburger con il cheddar. Per chi si è lamentato che metto la sottiletta di cheddar, perché c'è chi si è lamentato, mi piace con la sottiletta di cheddar. Potrebbe piacermi anche con su l'Erdammer, però anche quello non è un formaggio italiano, mi dispiace. Formaggio italiano lo metto su altre pietanze. Poi abbiamo i pomodori, questa volta ci abbiamo anche la cipolla, ho delle olive qua da finire, piccanti, e lo accompagno con un pezzettino di focaccia alla cipolla e un pezzettino di focaccia alle olive. Oggi abbiamo cipolla nella focaccia, cipolla nei pomodori, olè, devo ricordarmi di lavarmi i denti dopo mangiato. E qui abbiamo l'hamburgerino per il bambino, anche se non se lo merita, adesso glielo taglio. Buon appetito! Raga, mi sono data una sistemata perché tra pochissimo usciamo e sembro un po' meno una pazza. Intanto qua sono un po' gonfia perché mi sta venendo un brufolo, lo sento sotto pelle, benissimo. Ottimo, giusto per il weekend. Ma volevo farvi vedere, adesso vi tiro vicini. Volevo farvi vedere il mio eyeliner. Cioè, guardate che roba. Cosa ho usato? Ho usato un ombretto e ho usato questi due pennellini che mi sono dimenticata di farvi vedere nell'haul, quello di AliExpress. Ho messo il link sotto nella descrizione, ma mi sono dimenticata di farli vedere. Cioè, guardate che roba, che precisione. Li ho presi su AliExpress, sono identici, sono uguali praticamente, e ho intenzione di tenerne uno per le polveri e uno per gli eyeliner in gel, e sono fantastici, raga, cioè hanno fatto tutto da soli, eh. Io ho appoggiato il pennello e si è tirata da sola la riga. Adesso, a parte che sono un po', uno è un po' più storto dell'altro, però voi lo sapete che le alette dell'eyeliner sono, si dice che le sopracciglia sono, non sono gemelle ma sono sorelle, ma le alette dell'eyeliner sono cugine di secondo grado probabilmente.
Quindi non sono riuscita a farle perfettamente equilibrate da un occhio all'altro, però raga, ve l'ho detto più di una volta che sono fuori allenamento con l'eyeliner, però questi pennelli sono fantastici, quindi se li volete vedere, li ho presi su AliExpress a una cavolata. Andate nel video haul di AliExpress, che è un paio di video fa, credo. O di AliExpress e li trovate nel box informazioni, trovate il link. Prima di uscire dobbiamo fare una cosa importantissima. Io sono qua che sto già salivando e prima di tutto vorrei premiare la mia, come si dice, il mio contegno. Ok, perché guardate che cosa ho trovato allo spaccio dolciario. Hanno fatto per Pasqua adesso le Kinder Bueno Eggs, quindi gli ovetti di Kinder Bueno. Ce li ho da una settimana e non li ho aperti. Quindi premiamo tutti il mio autocontrollo. Mettetemi subito un like per l'autocontrollo e adesso li andiamo ad assaggiare insieme. Non li ho aperti perché volevo assaggiarli con voi, volevo fare l'assaggio insieme. Quindi ho detto devo aspettare di filmare, non ho voluto fare uno short, devo aspettare di filmare per aprire questi e quindi adesso li apriamo e lo assaggiamo insieme. Costano un po' perché questo mi è costato 3 euro e dice minimo 7, almeno 7, cioè, non so dove l'ho letto. Ma c'era scritto da qualche parte che dovrebbero essere almeno 7. Me lo sono sognato? Vedete? No, non me lo sono sognato. Contiene minimo 7 pezzi. Adesso li andiamo a contare. Perché io sono una ragioniera. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, dai. Ce ne hanno dato uno in più. Minimo 7, sono 8. Vabbè, dai, non ci lamentiamo. Però 3 euro questi ovetti. 8 ovetti 3 euro. È un po' tanto, però se sono buoni li assaggiamo adesso. Quindi scartiamoli. Quindi questi dovrebbero essere ovetti di Kinder Bueno. Allora, io adesso vorrei aprirli a metà per vedere come sono dentro. Quindi siamo pronti per fare un casino. No, si aprono facile. Wow, quindi c'è il cioccolato, c'è il wafferino e dentro c'è la crema del Kinder Bueno. Io adesso ve li faccio vedere tutte e due le metà. Io adesso lo rimetto insieme e oddio, si sta spaccando tutto. Lo rimetto insieme e boh. Sono buoni. Sapete che cosa hanno di diverso dal Kinder Bueno? Che hanno più cioccolato esterno, quindi la ricopertura di cioccolato esterno è più spessa e dentro c'è più crema. Dentro c'è tanta crema. E quindi secondo me sono proprio golosi. Ottimo acquisto, Sissi. Buonissimi. Se li trovate, io li ho trovati allo spaccio dolciario, però per dire a Conad non li ho ancora visti, quindi non so, fatemi sapere se voi li avete già visti nei vostri supermercati. Ecco, io appunto li ho trovati allo spaccio dolciario. Ottimi, 3 euro ben spesi, almeno quello. E adesso usciamo perché sono 3 giorni che sono in casa e quindi voglio andare a farmi un giro al centro commerciale. Perché non si può fare altrimenti, piove, piove di brutto e quindi andiamo al coperto. Sono arrivata, raga, e sono qui con un sacco di tessere. Allora, vediamo gli obiettivi di oggi per la nostra gita al centro commerciale. Allora, non mi vedete come sono? Sono travestita da incubo delle commesse oggi, perché? Perché appunto sono qua piena di tessere, tra cui ho portato anche, vedete, questa qui addirittura l'hanno intestata, questa cartolina l'hanno intestata a mia madre, a me non me le mandano più, ma loro non lo sanno che io vado con la tessera di mia madre, perché a Sissi Cattaneo non le mandano più neanche le cartoline per prendere i regali, perché dicono questa arriva, si prende un burro cacao da 2 euro e poi pretende il regalo, esatto. Però io uso la tessera di mia madre e ho preso appunto la tessera di Vrochè, perché questo mese in regalo con un acquisto qualsiasi
Ok, quindi noi andremo, prenderemo una roba, la roba che costa di meno nel negozio per prendere il regalo, perché la voglio provare. C'è la Hydra Vegetal, che è una maschera SOS idratazione in 30 ml. Dice 88% boost di idratazione, più 33% di idratazione immediata, 97% dona comfort. Io la voglio provare, un 30 ml, giusto? Per fare una prova, però noi la proviamo per vedere se è buona o non è buona, quindi bisogna andare dai Vrochè a comprare qualcosina e prendere il regalo. Poi io ho qua anche due tessere, una è di Tezenis che è ancora del mio compleanno dell'anno scorso, che ho ancora su dei soldi residui che mi hanno regalato le mie amiche, e un'altra in tonsa è addirittura la gift card del centro commerciale che mi ha regalato la mia amica. Un'altra mia amica Natale e non l'ho ancora spesa, e quindi se non so, io a me non mi serve niente, raga, però se trovo qualcosa che mi piace, non vorrei spendere tanto dei miei soldini, ma vorrei sfruttare le carte, appunto, le gift card che ho per comprare cose. Mi serve qualcosa, come vi dicevo prima, non mi serve niente. In realtà io ho un casino di roba da buttare a casa, tra vestiti e robe varie, e non voglio aggiungere niente finché non butto via roba. Cosa mi piacerebbe però prendere? Mi piacerebbe prendere oggi su il Lip Oil, il labello Lip Oil, quello Pink Rock, che è quello un po' più fucsia della gamma. Mi piacerebbe prendere il Lip Oil Rosa Nude. Quindi adesso vorrei capire se la gift card del centro commerciale la posso usare anche dentro nell'ipermercato per comprare il Lip Oil, oppure devo andare all'acquasapone e prenderlo con i miei soldini. Vabbè, non c'è problema per un Lip Oil, però già che ci siamo dentro nel supermercato, vorrei anche andare a vedere se alla pasticceria stanno già facendo le torte mimosa per la festa della donna, perché io lunedì poi devo registrare il mukbang della festa della donna. Mi stanno già arrivando le vostre domande perché vorrei rispondere. Siccome in questo periodo sono troppo stressata e non è che ci abbia troppi argomenti, cioè ce li ho degli argomenti, ma è meglio che non ne parlo pubblicamente. Quindi vi ho chiesto di farmi delle domande da rispondere appunto nel mukbang, e vorrei trovare questa benedetta torta mimosa perché l'anno scorso non ne avevano fatte, insomma. Quindi oggi è il 2 marzo, lunedì sarà il 4 marzo, poi la festa è l'8 marzo, quindi io mi aspetto che comincino a farle queste torte. Al massimo, se oggi già non ci sono, chiedo alla signorina della pasticceria e gli dico: ma lunedì cominciate a farle queste torte? Perché io devo registrarlo un po' prima al mukbang, non posso farlo in diretta. Vabbè, anche se potrebbe essere un'idea farlo in diretta direttamente l'8 marzo, però siccome non ho ancora pr mai provato a fare una diretta, quindi devo registrarlo comunque in anticipo e devo andare a vedere per questa benedetta torta. E già che ci siamo, vi ho fatto vedere stamattina le uova di Pasqua al Conad. Voglio andare a vedere che uova di Pasqua offre Iper, perché sono sicura di voler prendere l'uovo della Trudi, perché ho visto, cioè l'anno scorso volevo il pesce rosso e non l'ho trovato. Quest'anno c'è il pulcino dentro che voglio e sono determinata a trovarlo, quindi vorrei vedere che gamma di uova di Pasqua offrono, perché a me piace tanto il cioccolato Kinder, ve lo dico, però prendere l'uovo Kinder per trovare una sorpresa di M, se Kinder facesse ancora la collaborazione col WWF con dentro i peluscini, io sarei la ragazza più felice del quartiere, ok? Solo che già l'anno scorso non l'hanno fatta, vado a vedere se quest'anno la fanno, se no prenderò due uova di Pasqua Trudi quest'anno, una per me e una per Raul, ovviamente simbolica perché i cani non possono assolutamente mangiare il cioccolato, però per scartarle insieme. Ah, ecco, le uova di Pasqua le scarterò in un video il giorno di Pasqua, quindi ci faremo come al solito, che succede sul mio canale, ci faremo gli auguri di Pasqua e scarterò le uova, perché non voglio fare video acchiappa views, acchiappa like con compro tutte le uova di Pasqua del supermercato, dilapido il mio patrimonio per prendere 10 iscritti e 50 like. No, grazie.
E quindi prenderò le uova che mi interessano, anche perché dopo tutto sto cioccolato, chi lo mangia? Io no, di sicuro. Il Camera Dad è meglio che non esagera, e quindi cioè, prendiamone due, massimo tre di uova e basta, e le apriamo a Pasqua. È meglio divertirsi e fare quello che uno si sente e è nelle sue possibilità e vuole, sinceramente. Quindi, poi, che cosa faremo? Io vorrei fare anche merenda e... Raga, voi lo vedete il tempo, cioè sta piovigginando, ci sono 10 gradi. Mi sono svegliata stamattina con l'idea di prendermi uno yogurt gelato. La farò questa cosa? Non lo so, perché insomma fa ancora abbastanza freschino per prendere uno yogurt gelato. Finirà, secondo me, che andremo al McDonald's come al solito a berci il nostro latte macchiato con col nostro croissant. Però non è detto, magari entro, mi viene caldo e ci mangiamo lo yogurt gelato. Quindi rimanete sintonizzati per sapere che merenda decido di fare insieme a voi. Abbiamo capito che Zara mi vuole rovinata. Al momento sono indecisa tra questo, Sela Rose e Mystic Rose. Sono usciti questi nuovi profumi alla rosa. Sono pazzeschi. Allora, anche qui all'Iper abbiamo Trudy. Ve l'ho detto, io sono determinata a trovare il pulcino. Comunque poca roba. Abbiamo Clio, Make Up, Trudy. Di Kinder non c'è ancora nulla. Eccolo qui il lipoil che voglio, però boh, 5,99 mi sembra un po' esagerato. Non so, o vado a vedere ad acquasapone o aspetto un po' l'offerta. Yes, 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 Bemus torta mimosa, lunedì vengo a prenderla. Raga, sono provata. Ho caldo, cioè siamo nella stagione che dentro nei locali fa caldo e si suda. Fuori fa freddo e quindi bronchite assicurata. Alla fine me lo sono presa lo yogurt gelato, adesso ce lo mangiamo, golosissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Ho messo sotto cioccolato bianco, poi ho messo frutti di bosco, yogurt gelato e le palline choc sopra di granella. Non vedo l'ora di mangiarmelo. Ho anche fatto acquisti. Buon appetito, buona merenda. Ho già fatto danni. Mi è caduta una pallina, non so dove. Amen. Pulirò anche la macchina prima o poi. Ho fatto anche acquisti, eh. Che buono. Da quanto tempo che non me lo mangiavo uno yogurt gelato? Comunque oggi c'è un casino di gente al centro commerciale. Vabbè che è sabato, però anche è un sabato di pioggia. E quindi la gente che vuole fare due passi viene tutta qua. Allora, come avete visto, sono andata a vedere e stanno mettendo le torte mimosa. Quindi lunedì abemus la nostra torta mimosa per fare il mukbang. Sperando che lunedì ci siano ancora, però penso di sì, perché se stanno cominciando a farle, abbiamo la prova che io ho tutte le buone intenzioni di prenderla. Se arrivo che lunedì non c'è, alzo le mani, raga, e dico fate voi, perché voglio dire. Sta continuando ad arrivare un sacco di gente, mi sento stra a disagio. Questo yogurt gelato è troppo buono. Tra l'altro, mi sono dimenticata di andare da Yves Rocher. Fa niente perché comunque la cartolina per prendere il regalo vale fino al 31 marzo e oggi è il 2. Quindi, fa niente, abbiamo un sacco di tempo per andare a terrorizzare le commesse. Comunque ci sta proprio bene il cioccolato bianco con lo yogurt gelato e i frutti di bosco.
Poi sono yogurtino medio con i frutti di bosco, eccetera, con l'aggiunta di frutta fresca, quindi l'ho pagato 4,50, 1 euro in più. Se no, base era tipo 3,50. Ci sta. Poi volevo dirvi che sto perdendo tutte le mie speranze nell'umanità perché ho scoperto da poco che qui al centro commerciale c'era una gelateria che si chiama Meno 18, che è una catena praticamente. E questa gelateria Meno 18 aveva il gelato Ciocco Menta che io ho cercato tutta l'estate scorsa, 2023. Oggi sono passata, chiusa, e c'era scritto: questo punto vendita è chiuso per cessata attività. Ecco. E lì tutte le mie speranze di mangiare un gelato Ciocco Menta prossimamente sono svanite nel nulla. Cosa devo fare io per mangiare un gelato Ciocco Menta? Punto di domanda. Voglio cercare di mischiare un po' lo yogurt con il cioccolato bianco. Ok, poi dopo devo andare a fare degli sbattimenti. Devo andare a casa della mia amica a lasciare i vestitini che ho preso per il baby. Poi torno a casa, mi riposo un po', guardo un po' di video su YouTube. Stasera pizzetta di Conad. E poi mi sa che stasera devo uscire. Lascio un attimo giù lo yogurt, che facciamo un haul velocissimo. Allora, ho preso due cosine per il baby che servono. Quindi una tutina di ciniglia, piccola, 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 per il piccolino. E poi ho preso due budini, tutto questo da questi venivano insieme, erano nel pacchetto insieme. Guardate che carini questi. Cioè, ormai tia Sissi Life. Due budini. E per me invece, cioè, con la tessera da Tezenis, mi sono presa questo reggiseno, ok? Così color carne che mi serve adesso. Qua stanno passando tutti i ragazzini e mi prenderanno per pazza. Non c'è mica niente. Tutto bene. Perché qui c'è la sala giochi, capito? Quindi sono tutti lì che stanno ascoltando la musica e stanno passando dappertutto. E io mi vergogno. Ok, ho comprato questo reggiseno. Così color carne che mi serve per l'estate da mettere sotto le cose chiare, magliette, canottiere chiare. È praticamente, cioè, tessuto sintetico, ovviamente, e senza ferretto. Sembra un po' stile Skims. Kim Kardashian, sei tu? Sì, sono io. Ed è il Lisbon. Vi faccio vedere. Si chiama il modello Lisbon di Tezenis, 9,99 euro. L'ho pagato con la carta, mi sono rimasti ancora dei soldi e se mi piace, mi trovo bene, lo vengo a riprendere anche in nero. Io non capisco una cosa. Le altre mie colleghe che dicono, quando fanno vedere le etichette, dicono vi faccio vedere il codice. A che codice si riferiscono? Cioè, al codice a barre, questo codice qui non lo so. Per me è molto più chiaro se vi faccio vedere il modello che è fatto così a triangolino senza ferretto e vi do il nome del modello, Lisbon. Ok? Però se volete il codice, dovete dirmi che codice è. Io vi faccio vedere qua, ho preso una terza, vedete, 9,99, non so se è questo qui il codice. O se si riferiscono addirittura al codice a barre. Non facciamoci troppe domande. Stasera
Stasera la mia pizzetta di Conad l'ho riscaldata in forno e ci ho messo su un po' di anduja e l'accompagno con le olive che poi alla fine non ho mangiato a pranzo perché ero troppo piena e le finiamo stasera a cena. Buon appetito! Eccomi qua, sono pronta per uscire. Allora, mi sono struccata e ritruccata e paradossalmente ho un make-up più leggero di quello da giorno, insomma, perché ho messo il fondotinta minerale, anche se qua non si vede con la luce che c'è. Oggi questo video ha una luce assurda, però, cioè, nel senso, abbiate pietà di me e del tempo. Quindi ho un fondotinta minerale che mi piace molto, cioè io secondo me devo andare di fondotinta minerale inutile. E poi niente, poi ho messo un matitone di Kiko che sono ottimi sugli occhi, gli ombretti in stick di Kiko. Un po', ho fatto un po' di punto luce, le labbra nude, sempre con una matita di Kiko, la 504. Ok, e poi mi sono vestita così, ho messo questo maglioncino che ha un po' delle pagliettine, si vedono con la luce. E un volant sotto attaccato così di tulle e dietro ha un po' un dettaglio, non so se si vede, ma un po' un dettaglio di buchi sul maglione dietro. Leggings, ho messo questi neri in tipo similpelle, ok? Metterò gli Ugg neri, cioè i finti Ugg neri con un po' di plateau perché piove. Non ho voglia di mettere gli anfibi, voglio sfruttare fino all'ultimo gli Ugg, cioè i finti Ugg, che fa ancora freddo e voglio tenermi i piedi al caldo con un bel po' di plateau che così non mi si bagnano i piedi. E niente, sopra metterò il cappottino nero, quello che vi ho fatto già vedere in diverse occasioni, con la sciarpa, con la sciarpina che userò per coprirmi il capo nel tragitto macchina locale. Io vi saluto qua, anche se vi metterò la clip del drink. Grazie per essere stati con me anche stavolta. Spero di avervi fatto compagnia. Io vi bacio e noi ci vediamo presto con altri contenuti. Ciao!